Il titolo del libro, Il gioco grande del potere, non è un'espressione mia, è un'espressione che adoperava Giovanni Falcone, che indica l'ultima sfida, cioè l'ultima sfida a capire veramente qual è la trattativa in corso, qual è il gioco che in quel momento il potere sta giocando. È la sfida che ti porta poi alla morte inevitabilmente. Questo libro è nato da una storia precisa, c'era cioè un Seminario di Libertà e Giustizia, che è l'associazione di cui io mi occupo, e si studiavano i problemi dello Stato e dell'antistato. A quel punto ho ripreso in mano i vecchi appunti, i vecchi taccuini sulla P2, perché avevo seguito per Repubblica tutta la vicenda della Commissione parlamentare d'inchiesta e ho ritrovato alcune cose, alcune anche abbastanza nuove, diciamo, tra virgolette. E le ho studiate per fare questa relazione che ho fatto. A quel punto la mia curiosità rispetto alle cose che sapevo e che avevo visto e vissuto direttamente, diciamo, dello scontro iniziale e che dura tuttora di questo doppio stato in cui noi viviamo e nello stesso tempo la curiosità di approfondire proprio questa quasi perfetto essere l'uno dentro l'altro, quasi fino al punto di essere una sola cosa, mi hanno spinto ad andare veramente a frugare nei miei vecchi taccuini, nei miei vecchi appunti, nelle storie che ricordavo. Quindi diciamo che nasce così il libro, una necessità di riannodare i fili di una storia che è la nostra storia, che ha delle radici antiche, ma che si ripete e che stiamo vivendo tuttora, quindi si arriva a oggi. E a tirare un po' le fila, a fare il punto sulla questione profonda di questo Stato-antistato è poi una postfazione di Gustavo Zagrebelsky, a mio avviso molto importante, in cui si cita questa sorta di piduismo permanente in cui noi siamo destinati a vivere e soprattutto si vanno a ricercare le origini del potere. Qual è il mistero che si annida nel potere, il legame con il denaro e con gli scopi perversi? Certamente non uno stato di diritto e non uno stato che pensi al bene comune di tutti. Sono personaggi che oggi hanno i capelli bianchi, quando li incontro per strada mi salutano e io ricambio. Sanno che li ho sempre combattuti, ma è come se il loro sguardo volesse dirmi: vedi? Siamo ancora qui, nulla è successo.